soddisfazione per il nostro aspetto fisico può arrivare a un livello estremo fino a pregiudicare la nostra salute mentale. Ne parliamo nel video di oggi. C'è qualcosa nel tuo corpo che ti disturba molto? Cari amici, sono Monica, benvenuti nel mio canale. Oggi parliamo di disturbo di dimorfismo corporeo o dismorfofobia, che comporta una preoccupazione costante della persona riguardo a uno o più difetti che percepisce nel suo corpo. Queste persone si vedono brutte. Non si tratta di un difetto fisico reale, ma di qualcosa che vedono e che non piace loro e in cui non si riconoscono. Si tratta di qualcosa legato al proprio mondo interiore. Il termine dismorfofobia fu inventato da uno psichiatra italiano, Enrico Morselli, che unì due parole, dismorfia e fobia, che indicano la paura di essere deformi. Oggi è più comune usare il termine disturbo di dimorfismo corporeo. Questo disturbo riguarda persone talmente angosciate e ossessionate dal loro aspetto fisico e dalla convinzione di essere brutte da non poter, da non mostrarsi in pubblico e che possono arrivare al punto di porre fine alla propria vita. Questo difetto può far sentire la persona brutta, anormale e rifiutata dagli altri. Potrebbe essere un difetto che non viene nemmeno percepito dagli altri o visto in una maniera più lieve di quanto la persona si immagini. Questa condizione fa sentire la persona molto male, interferisce con le relazioni, il lavoro o altre aree importanti nella vita della persona. Vediamo quali possono essere dei segni distintivi di questo disturbo. Primo segno: qualsiasi parte del corpo può essere oggetto di preoccupazione eccessiva. I più comuni difetti che causano preoccupazioni sono i peli superflui, i brufoli, le cicatrici o le calvizie. Un corpo che presenta delle asimmetrie potrebbe essere causa di preoccupazione. Molte persone provano disagio, ma non significa che siano affette da dismorfismo corporeo. Se vuoi sapere se soffri di un disturbo, dovresti cercare un professionista competente che svolga una valutazione psicologica. Segno numero 2. È molto difficile controllare la preoccupazione relativa al difetto percepito. La persona sperimenta spesso pensieri invadenti e spiacevoli che alla fine la portano a ripetere certe cose eccessivamente. La persona può, per esempio, confrontarsi molto con gli altri, analizzando costantemente il difetto percepito, fare esercizio in modo eccessivo per modificare quella parte del corpo percepita come difettosa. Potrebbe cercare di mimetizzare il difetto corporeo o eseguire procedure estetiche. Segno numero 3. Il disturbo di dismorfismo corporeo è causato da diversi fattori. Alcuni dei più importanti sono gli abusi sui minori, una storia familiare con lo stesso disturbo o un disturbo ossessivo-compulsivo. Questo disturbo di solito appare nell'adolescenza e la presenza di altri disturbi può predisporre la persona a sviluppare un disturbo d'ansia generalizzato o disturbi alimentari. Segno numero 4. Il disturbo di dismorfismo corporeo può essere correlato a diverse conseguenze negative. È più probabile che la persona abbia problemi legati a depressione, ansia, solitudine, abuso di sostanze, disturbi alimentari, autolesionismo e suicidio. È comune che a queste persone non piace parlare delle loro preoccupazioni con gli altri e quindi tendono a non cercare un aiuto per affrontarle al meglio.
Senza un trattamento adeguato, questo disturbo può tormentare la persona molto a lungo. Segno numero 5. I trattamenti estetici non hanno nessun tipo di effetto. È comune per le persone che vivono questa condizione eseguire trattamenti estetici senza mai sentirsi soddisfatti. Le preoccupazioni riguardo al proprio corpo possono peggiorare, potrebbero arrivare a fare causa o agire con aggressività verso il professionista che ha eseguito il trattamento perché si sentono insoddisfatti del risultato finale. Per molte di queste persone non importa quanti interventi chirurgici facciano, le loro preoccupazioni hanno più a che fare con le loro menti che con i loro corpi. Possono volerci anni per diventare consapevoli di soffrire di un disturbo di dismorfismo corporeo e quindi cercare aiuto, ma molti purtroppo non arrivano nemmeno a questo punto. Può essere difficile accettare il tuo corpo quando vivi in culture che danno molta importanza all'aspetto fisico e che valorizzano certi standard fisici di bellezza a discapito di altri. Quando le altre persone intorno a te si sentono così libere di suggerirti come dovrebbe essere il tuo corpo, queste pressioni sociali per cambiare il nostro fisico sono piuttosto crudeli e nonostante tu provi ad adeguarti, comunque non ti sentirai mai soddisfatto. Se questo video ti è piaciuto, metti un like, iscriviti al canale, lascia pure i tuoi commenti e attiva la campanella per restare sempre aggiornato. Ciao e alla prossima!